O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell'antico peccato, trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio. E come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo Spirito fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato, e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto, mio servo, giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò un premio in premio alle moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti.
Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte. E per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e rese perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode a te, oh Cristo, regni eterna gloria. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno!» Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto «Sono io». Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori,
colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo. Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato i giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di questo uomo? Egli rispose: non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga coloro che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro questo uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pietro disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque, tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: salve, re dei giudei! E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrito, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti, dei giudei, dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parascive e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso e un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di alume. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nostra gloria è la croce di Cristo. Il Signore è la nostra forza. Con le parole di questo canto, carissimi fratelli e sorelle, ci addentriamo un poco nel contesto della passione e della morte del Signore. Un contesto che narra di incomprensione dei discepoli, del duplice tradimento di Giuda e di Pietro, di abbandono da parte di tutti, di paura, di ingiusta sentenza, di tanta confusione tra il popolo. Un contesto veramente buio, brutto, in cui ogni mente perderebbe il giusto orientamento. Ma da questo contesto emerge gradualmente
come la spiga che spunta dal terreno dopo esser marcita, il frutto della vita, il pegno della speranza. Nell'odierno quadro nazionale, così triste per le tante morti, così colmo di trepidezza per l'immane lavoro di medici infermieri, così inquieto per la mobilitazione delle forze armate, così teso per le notizie che giungono dal governo e dai notiziari, carissimi fratelli e sorelle che seguite via streaming la celebrazione, un fremito di consolazione proviene dal crocifisso. Non la morte per chi crede, ma la vita. Non la condanna, ma la giustificazione. Non una salvezza astratta, ma la pienezza della rivelazione. Guardiamo il crocifisso e ricordiamo la parola di Cristo: Padre, glorifica il Figlio tuo, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Per questo sono giunto a quest'ora, e in seguito dirà: tutto è compiuto. Alziamo dunque il capo e contempliamo, perché la liberazione è vicina. Questo Venerdì Santo non ha solo la portata di liberazione dal peccato, ma è anche certezza che il Signore non sarà sordo al grido di dolore, al grido di paura che sale da questa nazione, da ogni suolo, per quanto ci è accaduto, purché a quel grido si unisca un cammino di conversione. Coraggio dunque, andiamo avanti, riprendiamo il cammino, ma prima ancora occorre osservare alcuni accorgimenti. Dobbiamo vegliare con Gesù per fortificare la carne e lo spirito. Non dobbiamo farci prendere dalla paura. Dobbiamo irrobustire le ginocchia vacillanti e le braccia cadenti, cioè riscoprire la preghiera ispirata dalle Sacre Scritture. Dobbiamo fidarci assolutamente di Gesù. Riprendiamo il cammino, sostenuti dalla grazia di Cristo e dal suo rincuorante esempio. Dopo ogni caduta sulla via verso il Calvario, egli si è sempre rialzato, perché imparassimo a non lasciarci vincere dai nostri vizi, dalla nostra creaturalità. È vero, siamo lontani fisicamente e certamente voi soffrite per essere impossibilitati a partecipare alla funzione pomeridiana, ma in cuor vostro abbiate la speranza che tale sacrificio non sarà senza un effetto benefico. Il Signore non permette mai prove sterili. Tutto questo ci porterà ad una rinascita morale, spirituale e sociale. E se saremo docili alle ispirazioni dello Spirito Santo, essa costituirà l'inizio della riscoperta di Dio e della vocazione ecclesiale e sociale di ciascuno. Il Signore ci vuole bene, e se permette qualche tribolazione è perché ci riconosce come figli. E quale figlio, ci ricorda la lettera agli Ebrei, non è corretto dal genitore? Certo, prosegue l'autore, ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia. Quindi lo scopo di Dio per noi è quello di farci crescere sempre di più a immagine del Figlio suo. Pertanto, non abbandonate la vostra fiducia,
alla quale è riservata una grande ricompensa, ci ammonisce ancora la lettera agli Ebrei. Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la promessa. Ognuno dal crocifisso ascolti quanto gli viene detto. Non temere, sono io. Non il rinnegamento o il puntare il dito provengono da Cristo crocifisso, bensì la fiducia. Egli ci accorda ancora la fiducia, o meglio la sua misericordia, affinché abbandoniamo la via del peccato e della libertà esercitata male e ritroviamo la via del ritorno a Lui, cioè la via della pace, la via di una nuova pratica religiosa, la via dell'amore e della comprensione, la via della memoria. Questa via, quella della memoria, infatti, ogni giorno deve ricordarci che senza il Signore noi non possiamo nulla e non possiamo fare nulla, che uniti a Lui come i tralci alla vite possiamo portare frutti buoni, che siamo creature limitate e finite. Questa via ci ricorda di riempire i nostri vuoti esistenziali e affettivi col dono dello Spirito Santo, evitando di lasciarci prendere da ansia frenetica e convulsiva che fa obliare, dimenticare tutto e tutti. Il Signore crocifisso è pertanto la nostra medicina, e non solo per il tempo in cui perdura l'emergenza nazionale, anche dopo, quando occorrerà ricostruire o riprendere ogni cosa, anche durante il lavoro di ripresa, perché non ci si dimentichi di essere persone con una dignità o sacralità uguale per tutti e persone degne di essere rispettate, accolte, tutelate e amate. Il tempo futuro sarà pieno di speranza e di buoni propositi, ma facciamo attenzione a non dimenticare che la vita è sempre un dono di Dio. Non ce la diamo da soli ed è una missione finalizzata a conservare, ad abbellire la creazione e a renderla fruibile per tutti. Mostraci ancora la tua misericordia, Signore, e noi ti canteremo un canto nuovo.
Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi una vita serena e tranquilla, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Vescovo Filippo, per tutti i Vescovi, Presbiteri e Diaconi. Per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti tra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.
preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo. Perché, illuminati dallo Spirito Santo, possono entrare anch'essi nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore. E a noi, tuoi fedeli, concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Dio. Perché, vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace, fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente. Allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza. Conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti.
Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente. Salvaci dalle angustie presenti e donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro Signore. Siamo giunti al secondo momento di questa liturgia, è il momento dell'adorazione della croce. Noi ci troviamo già nella cappella dedicata al Santissimo Crocifisso e dopo l'antifona iniziale, ognuno da casa, nell'intimità del proprio cuore, rivolga il proprio sguardo, la propria preghiera, la propria aspirazione al Signore Gesù. Ricordando il verso del profeta, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, perché da quel costato trafitto viene a noi ogni dono di consolazione. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, il Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. O croce di nostra salvezza, albero tanto glorioso, un altro non v'è nella selva, di rami e di fronde a te uguale. Per noi, dolce legno, che porti appeso il Salvatore del mondo. Esalti ogni lingua nel canto, lo scontro e la grande vittoria, e sopra il trofeo della croce, proclami il suo grande trionfo, perché il Redentore del mondo fu ucciso e fu poi vincitore. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. Agios Theos Sanctus Deus, agios ischiuros, sanctus fortis, agios satanatos, eleison imas, sanctus immortalis, miserere nobis. Perché ti ho guidato 40 anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo, tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. Agios Theos,
Sanctus Deus. Agios Ischiuros, Sanctus Fortis. Agios Satanatos, eleison imas. Sanctus Immortalis, miserere nobis. Che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto? Io ti ho piantato, mia scelta e florida vigna, ma tu mi sei divenuta aspra e amara. Poiché mi hai spento la sete con aceto e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Agios, o Theos, Sanctus Deus, Agios Ischiuros, Sanctus Fortis, Agios Satanatos, eleison imas, Sanctus Immortalis, miserere nobis. Io per te ho flagellato l'Egitto e i suoi primogeniti, e tu mi hai consegnato per essere flagellato. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho rivolto, dammi risposta. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il Faraone nel Mar Rosso, e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Io ho aperto davanti a te il mare e tu mi hai aperto con la lancia il costato. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Io ti ho fatto strada con la nube e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Io ti ho nutrito con manna nel deserto, e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza e tu mi hai dissetato con fiele e aceto. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Io per te ho colpito i re dei Cananei e tu hai colpito il mio capo con la canna. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Io ti ho posto in mano uno scettro regale, e tu hai posto sul mio capo una corona di spine. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Io ti ho esaltato con grande potenza e tu mi hai sospeso al patibolo della croce. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò salvato. Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero, poiché ora posso attualmente nel mio cuore, come già avvenuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi allontani più. Padre mio, io mi abbandono a te, di me fa quello che ti piace, grazie di ciò che fai per me, spero solamente in te, purché si compia il tuo volere in me e in tutti i miei fratelli. Niente desidero di più, fare quello che vuoi tu. Dammi che ti riconosca, dammi che ti possa amare sempre più. Dammi che ti resti accanto, dammi d'essere l'amore. Nelle tue mani depongo la mia anima, con tutto l'amore del mio cuore, mio Dio, la dono a te, perché ti amo immensamente. Ho bisogno di donarmi a te,
senza misura, affidarmi alle tue mani, niente desidero di più fare. Dammi che ti riconosca, dammi che ti possa amare sempre più, dammi che ti resti accanto, dammi d'essere l'amore, dammi che ti riconosca, dammi che ti possa amare sempre più, dammi che ti resti accanto, dammi d'essere l'amore. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e resurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen.